Salve a voi poveracci. Ieri in questo borgo abbandonato di Garessio si è tenuto il compleanno del ricco più ricco tra i ricchi di Garessio. Stiamo parlando di Giorgetto Giugiaro, il famosissimo designer di auto nato tra sti borghi. Io ho avuto l'immenso onore e piacere di partecipare alla festa di questo milionario, però naturalmente dovevo essere vestito elegante e tutto tirato per confondermi tra la folla di persone diversamente povere. Già da ieri stavano montando un palco, uno schermo gigante e altre attrezzature top secret speciali di cui non sono a conoscenza. Stamattina è arrivata questa macchina che sembrava venuta dal futuro. Praticamente il mio amico, Giugi, oltre che festeggiare il suo compleanno con una festa elegante per persone di classe e coraggio, ha deciso di farsi pure un po' di pubblicità, esponendo in una sorta di mostra le sue macchine più belle e tra queste c'era pure un pandino elettrico. La festa è stata ok, ci stava, mi è piaciuta, c'era pure un concerto con musica e un comico o due che però non si capiva cosa dicevano perché rimbombava tutto nella piazza, ma la cosa che mi è piaciuta di più fu il buffet. Naturalmente siamo pure finiti in TV perché quando uno ricco fa una festa questa diventa patrimonio nazionale. E niente, questo è tutto quello che vi volevo raccontare. Da oggi torno a fare il povero, ciao, Gurcie, e che tristezza. A questa grande automobile sarebbe stato carino festeggiare. Non parlate, mi ha chiamato solo che ci lavoravano. Si è acceso, non lo spegne. Dimmi tu, quindi non va a spingere.